Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Benissimo, vogliamo fare un video importante, interessante sotto molti aspetti, perché alle volte noi troviamo delle parole nella Sacra Scrittura e certamente se la Sacra Scrittura ci rilascia determinati termini, beh, questi termini devono in qualche maniera non solo attirare la nostra attenzione, ma diventare oggetto di studio per coloro che desiderano studiare e imparare la Sacra Scrittura. L'ultimo video che ho fatto, non mi ricordo proprio se era l'ultimo, fammelo andare un pochino a pescare, abbiate pazienza, ho il computer davanti, voi non lo vedete, ma c'è. Allora, parlai di un animale, giusto? No, non è stato l'ultimo. Comunque è stato il penultimo, probabilmente. Parlai eccolo qua, il quarto animale, ok? Il quarto animale dell'Apocalisse. Ok, l'aquila. Quindi la scrittura ti porta un'aquila. Abbiamo visto che cos'è l'aquila e quante cose nasconde l'aquila, ovvero quanto c'ha da insegnarci l'aquila, proprio a noi credenti, perché la parola aquila viene inserita in un contesto salvifico per quanto riguarda appunto il quarto animale dell'Apocalisse. In questa occasione vogliamo parlare di un'altra, più che animale, vogliamo definirlo bestia. Ok, per un conto, la bestia, insomma, anche se è imparentata con l'animale, di certo la bestia ha a che fare con qualcosa di selvaggio, no? Per esempio, un cane è un animale, ma non è una bestia. Mentre invece le bestie sappiamo bene quali sono le bestie selvagge, vengono anche definite selvagge le bestie. Bene, il dragone è una vera e propria bestia, quindi vogliamo parlare del dragone. Perché vogliamo parlare del dragone? Perché se la scrittura ci parla di qualche cosa, una delle cose che dobbiamo imparare è a parlare di ciò che dice la scrittura. Alcuni dicono non bisogna parlare di Satana, quindi Dio ha sbagliato, mi stai dicendo, perché il Signore parla di Satana dalla Genesi all'Apocalisse. Ora, se uno vive dalla mattina alla sera parlando di Satana, quella è un'altra cosa. Ecco, l'esagerazione non sta bene da nessuna parte. Quindi, siccome la Scrittura ci parla di Satana, certamente noi dobbiamo comprendere chi è questo personaggio, un personaggio reale. Interessante notare che, non so se sono esattamente 13, comunque nel Nuovo Testamento il termine dragone compare circa 13 volte e probabilmente anche nell'Antico Testamento probabilmente è in senso lato. Ora lo vedremo meglio. Ma la domanda che noi ci dobbiamo porre è la seguente: per quale motivo la scrittura chiama Satana un essere reale dragone? Certamente, così come la scrittura usa dei nomi per rappresentare fra le tante cose il carattere della persona, allo stesso modo rappresenta la persona attraverso appunto un nome, un simbolismo, un'allegoria. Quindi, se la scrittura descrive Er Satanasso con questo termine dragone è perché ci vuole insegnare alcune cose, ovvero molte cose. Mi viene da sorridere perché qualche anno fa ascoltai uno gnostico che diceva che il dragone e Satana sono due cose completamente, sarebbero due cose completamente diverse. Negare l'evidenza
Interessante notare che la scrittura, quando finisce in Apocalisse, gli ultimi capitoli, nel capitolo 20 dice nero su bianco che Satana è il dragone antico e non solo è il dragone antico, ma è anche il serpente. Lo dice nero su bianco. Quando ci si trova davanti alla ribellione, ci si trova davanti appunto, secondo la mia scuola di pensiero, quel peccato imperdonabile, ma questa è un'altra storia. Ci sono molte scuole di pensiero e gloria a Dio per tutte le scuole di pensiero che ci sono. E quando queste appunto non vanno contro il fondamento. E negare l'evidenza è ribellarsi al Signore. E per colui che si trova sotto questo, in questo stato, non c'è nessuna speranza, cari amati nel Signore. La ribellione al Signore. Cioè, Apocalisse 20, verso 2, dice nero su bianco che Satana è il dragone, il serpente antico. E tu neghi questo. Per te non c'è speranza. Ovviamente, fin tanto resti qui, ma il discorso è più articolato. Ma adesso vogliamo incentrarci sul dragone. Perché Satana viene chiamato dragone? E questo, se la scrittura lo fa, ripeto, dobbiamo appunto porre attenzione e, come dire, studiare l'argomento. Interessante notare che il dragone, Dracon, in greco, qui mi sono aperto il dizionario di greco, Dracon si dice, Dracon verrebbe, secondo alcuni studiosi, da una radice draconai, che significa guardare fisso. Guardare fisso, affascinare, ipnotizzare. Il regno del male ipnotizza. Coloro che intraprendono, credetemi, questo è reale, coloro che intraprendono i cammini dell'occultismo vengono ammaliati, affascinati. A tal punto che non riescono più a farne a meno e non possono più uscire fuori. Possono anche non mangiare, non dormire pur di fare quello che devono fare. È uno spirito così forte che è più potente di qualsiasi catena al mondo. Ecco perché la scrittura utilizza il termine dragone perché ti sta descrivendo chi è lui, come dire, stagli alla larga. Perché una volta che tu intraprendi queste vie, è impossibile uscirne fuori. E quelli, che sono sempre la minoranza, quei pochi che sono riusciti a uscirne fuori, non lo hanno fatto con le proprie forze, ma unicamente e solamente tassativamente per il nome di Gesù Cristo e per il suo sangue. Certamente, se stai guardando questo video e ti trovi in questi ambienti, sappi che Gesù è l'unico che ti può liberare ed è potente di farlo. La mitologia, perché abbiamo a che fare con la mitologia e c'è un perché. Questo ha a che fare col Satana vero, ma ci arriveremo dopo. La mitologia dice che il dragone viene dal serpente. Beh, è vero. Lo dice Apocalisse 20. Dragone, serpente, Satana. Solo che Satana non è mitologia, ma il dragone sì, e i due sono imparentati. Ma ripeto, di questo ne parleremo dopo. Dice la mitologia che il dragone non dorme mai. E infatti il Satanasso, quale leon ruggente,
È instancabile, va attorno, cercando sempre, dirà Pietro, di divorare e di uccidere. Ed è instancabile. Dice la mitologia che questo dragone ascolta da molto lontano e vede da molto lontano. Eh sì, vi ricordate Giobbe? Dà l'idea, il contesto, che questo Satanasso vedeva tutto da lontano, tutto, vedeva le cose già da lontano. Questo lo apprendiamo dal contesto, guardando semplicemente dal contesto. Interessante notare che il dragone sputa fuoco nella mitologia, è come dire, è il re del fuoco, è colui che brucia. È colui che distrugge. È colui nella mitologia che ha molte teste, sinonimo di molte cose, fra cui bipolare. Satana è bipolare. Eh sì, perché pensava d'essere Dio e voleva essere adorato quando era una semplice creatura, ma altresì sinonimo di imperi, di controllo, dominare. Esattamente quello che il Satanasso gli disse al Signore Gesù: gli imperi mi sono stati dati a me, i regni, e io li do a chi voglio, è vero? Gli sono stati dati, c'è un perché, perché qui si concretizza il discorso di Dio. Il dragone compare in tutte le culture del mondo, in quella cinese, in quella europea, in quella asiatica, persino in quella sudamericana, in quella medio orientale, persino nell'Oriente Prossimo, persino in Persia. C'è uno scritto che me lo sono aperto, che si chiama Enuma Elish. Enuma Elish. Ci sono circa 115-170 tavolette cuneiformi che si trovano nella biblioteca di archeologia in Assurbanipal, le quali datano il secolo VII a.C. e probabilmente quello che raccontano lo prendono dal 1900 fino al 1600 a.C. nell'epoca di Hammurabi. Già qui troviamo questa figura del dragone. Quindi quando Giovanni vide questo dragone, che effettivamente vide il dragone, poi c'è da domandarsi che forma aveva questo dragone, vero? Più o meno la forma, quella mitologica, può avere ora una forma, ora un'altra. Bisognerebbe anche vedere un pochino come vedevano la situazione gli ebrei, ma anche gli antichi romani, insomma, perché poi lui insomma, al di là di questo, di come la vedevano, c'è da chiedersi cosa ha visto effettivamente l'Apostolo Giovanni, ma perché se lui ha visto una cosa, io faccio riferimento a come la vedevano gli antichi romani, gli antichi ebrei, eccetera, eccetera, eccetera. Come si possono coniare le due cose, se sono due cose completamente diverse? Perché un conto è quello che realmente vede, un conto è quello che crede la gente. Sì, io questo già l'ho detto e torno a sottolinearlo. Però, e questa è la ratio, oltre che biblico, prima è biblico e poi è ratio. Siccome scritto è, e inoltre sta anche nel contesto che Dio parla il linguaggio degli uomini, Dio parla una lingua a te sia in maniera visibile che udibile, che tu puoi comprendere. Quindi non è da scartare l'idea che quello che vide Giovanni è un qualcosa a lui familiare,
Infatti lo chiamò per nome, Dragone. Poi che lui possa vedere anche cose non familiari, tipo vide cherubini, serafini, cherubini, serafini con tutti questi occhi, con quattro ali e così via discorrendo. Che cose, diciamo, non familiari, probabilmente non familiari. Perché gli ebrei hanno sempre saputo com'erano questi cherubini, perché li avevano visti, ce li avevano disegnati e quant'altro. Bisognerà vedere se sono tutti uguali i cherubini, se hanno i cherubini, i serafini, se hanno tutti gli occhi, insomma. Però, come discorso generale, il Signore parla con un linguaggio a noi comprensibile e quindi, tutto sommato, le due cose poi si vanno a imparentare. Sempre con il massimo rispetto, come dice, se Giovanni ha visto una cosa, quella ha visto, punto. Questo è chiaro, non può mentire un figliolo di Dio. E quindi certamente Giovanni vide un dragone, ma sapeva anche chi era questo dragone. Era Satana, che il Signore glielo mostra. Ricordiamo che Giovanni, quando ha visto quello che ha visto, si trovava nei giorni nostri, cioè Giovanni è stato catapultato al futuro, eppure parla al passato, fantastico questo, nella scrittura. A proposito degli ufologi all'Abellino, come vanno smontati. E quindi questa figura mitologica, riprendendo il discorso ancora precedente, si trova un po' in tutte le culture. Persino in Sud America, soprattutto nelle Andes e Los Andes, tutta la cordigliera delle Ande, la cordigliera andina. In Persia abbiamo letto con Amurabi, insomma, è una cosa veramente ancestrale, perché Satana è colui che ha. È stato colui che ha impulsato il peccato per entrare e l'uomo gli ha aperto la porta. Perché il Signore dipinge il Satanasso come un dragone? Per tanti motivi. Uno è il discorso mitologico. Interessante questo, stavo riflettendo a questo in maniera particolare. Mito significa che non esiste, però Satana esiste. E come si va a coniare il tutto? Semplice. Satana, che è un essere reale, vuol far credere alle persone che non esiste, ma pure esiste. È come il dragone non esiste perché è una figura mitologica, però esiste nel senso che esiste come mito. Satana è simile. Satana esiste realmente, un essere, un angelo caduto, però vuol far credere che non esiste e farsi passare per un mito. Interessante. Un altro perché, del motivo per il quale il Signore sceglie il dragone, è perché il dragone è il re delle bestie. È una bestia acquatica, marina e volatile perché vola, va sott'acqua, va sulla terra e niente, nulla gli può resistere. Effettivamente così è Satana. Satana è ovunque, ovunque, non è onnipresente, no, no, no. È ovunque nel senso che può andare ovunque. Ah sì, certo, tranne che nel terzo cielo, ovviamente. Alcuni pensano di sì, ma si sbagliano. E quindi, essendo il re di tutto, lui è fuori discussione che nessuno può contro di lui. Nessun potere umano può contro di lui. Nessun potere terrestre può contro di lui, ma sì il Signore. Noi possiamo contro di lui perché abbiamo il Signore. E quando Michele, l'arcangelo, non lo so dire contro di lui cosa alcuna, ma
ma piuttosto ti sgridi il Signore. Alcuni malinterpretano questo, come dire, anche noi dobbiamo stare attenti. No, 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 a noi ci è stato dato il potere di calpestare e di sgridare demoni. E noi gli sgridiamo e come? E poi lo stesso Michele combatte contro di lui e contro di loro. Altresì è scritto: attenzione a isolare un passo dal contesto. Si fanno molti errori dottrinali. E noi siamo qui per studiare la Bibbia proprio per non fare errori dottrinali, per avere una fede salda e corretta. Perché poi tu sei quello che credi e quindi vivrai quello che credi. Infine, un altro motivo per il quale si va a identificare Satanasso con il dragone è perché il dragone è il distruttore. E Satana distrugge, uccide, viene per uccidere, per distruggere, per danneggiare, per rubare. Un altro motivo è che il dragone in molte mitologie viene adorato, barra venerato, venerato poi alla fine abbiamo visto che a che fare anche con l'adorazione, ed esattamente quello che pretende il Satanasso. Normalmente nell'Antico Testamento, quando si parla di dragone, viene preso dal termine Tannin, dallo Strong 8577. E la parola dragone ha a che fare con questo termine, così come mostro marino, mostro della terra, serpente del mare, balene stesse e così via discorrendo. Viene preso da qua, Tannin, due N perché c'è un Dagesh. Appare. Secondo lo Strong, qui dice 27 volte, e poi bisognerà vedere di volta in volta. Lessi un qualcosa su Torah.it, non mi ricordo se era questo il termine Tannin, su qualcuno che parlava appunto degli iodati, dice come mai un professore così imminente ha potuto commettere, pare che c'era un errore. Un errore forse perché mancava il testo lì, è cancellato nell'originale, allora la parola, e c'era questo discorso di grandi eruditi. E quindi appunto lì ho detto, dove in Torah.it venne molto elogiato il Diodati, ma come tutti nessuno è infallibile, e dal momento in cui si dice in ambiti accademici tradurre uguale tradire. Che poi qui torniamo al discorso che alla fine ognuno di noi, anche un ebreo che parla solo ebreo, quando legge il testo in automatico sta traducendo perché ogni parola ha più significati e lui dovrà dare un significato a quella parola e un altro ebreo, magari che siede a fianco a lui, può tranquillamente dare un altro significato e questo è proprio quello che avviene nel giudaismo. Quindi alla fine, anche laddove non c'è traduzione, in realtà si sta concretizzando una traduzione, ma di questo ne abbiamo già parlato. E vado a concludere, perché il Satanasso viene chiamato dragone per questi motivi e chissà quanti altri. La scrittura ci parla di queste cose e noi ne parliamo. A chi interessa gloria a Dio, a chi non interessa sempre comunque gloria a Dio. Sta nella scrittura e parliamo di quello che dice la scrittura, amati. Ok? Abbiamo parlato dell'aquila, oggi abbiamo parlato del dragone. Questo è stato il video, spero sia di edificazione. Perché? Perché conosciamo il nemico e ci stiamo attenti, non giochiamo con il nemico. Anzi, sgridiamolo e riprendiamolo nel nome di Gesù. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom Maranatha. Dio vi benedica.